Buongiorno ragazze e ragazzi, buongiorno a tutti. Questo è un video che sto facendo all'interno di una giornata in cui faccio anche un vlog. Oggi non faccio niente di particolare, come vi documenterò nel vlog che vedrete prima di questo video, ma voglio assolutamente fare video dei prodotti terminati perché sono sommersa di roba. Ogni volta mi ritrovo sommersa di roba e mi dà fastidio tenere in casa tutto ciò. Quindi, ieri ho liberato tutte le robe che c'erano da stirare, ho liberato la stanza, ho tolto lo stendino, ho stirato tutto, oggi libero lo sgabuzzino che è pieno di sta roba. Allora, partiamo subito, vi divido in prodotti mangerecci per la casa e in prodotti per il beauty. Partiamo dai mangerecci. Ho finito queste due scatole di biscotti che io avevo comprato solo per tenermi la scatola e li abbiamo finiti, li abbiamo mangiati, ma non erano niente di che. Li ho comprati da Inns, non erano tanto buoni, però adesso ho le scatoline per tenerle come porta oggetti. Ho finito anche questi plum cake bauli senza glutine, senza latte e senza aromi, molto molto buoni, sapevano di cannella, si sentiva anche la mela, leggeri, ottimi, mi sono piaciuti, ve li consiglio. Vi consiglio anche questa torta Sacher che ho preso da Inns e gli ingredienti sono buoni ed è di buona qualità nonostante sia una torta da discount. Questa qua comunque mi è piaciuta. Poi mi è piaciute anche queste nastrine con pera e cioccolato, molto molto buone, soffici, proprio un buon sapore. E anche questi torroncini della Sperlari al cioccolato rosa, buonissimi, proprio buoni, quindi tutte cose molto buone, come sono buonissimi anche questi qui, questi biscotti ricoperti di cioccolato aromatizzato al Baileys. Il Baileys si sente tantissimo, quindi se non vi piacciono gli alcolici, se non vi piace bere, non li prendete, ma se vi piace il sapore del Baileys, questo si sente proprio tanto, tanto un sapore di Baileys. E poi ho finito questi due yogurt nuovi, sono delle novità, eccoli qua, con il cuore, praticamente cuore di lampone e cuore di agrumi e mango. Tutti e due della Müller, ottimi, ottimi, ottimi. Müller comunque è un po' una garanzia, come i tortellini di Giovanni Rana. E le salviette Napisan, eccole qua, queste sono un po' troppo imbevute, quindi hanno questo difetto qui, però devo dire che puliscono bene e mi piace il profumo poi è soggettivo, sa parecchio di disinfettante, a me in ogni caso piace. Poi il magnesio supremo, eccolo qua, questo lo prendo sempre, soprattutto per attenuare la sindrome premestruale e comunque mi trovo bene nonostante non faccia miracoli. E ho finito anche l'Ajax Shower Power, eccolo qua, per la doccia. No, non mi sono trovata bene assolutamente. Via Cal è il migliore, mi pulisce bene tutta la doccia dal calcare, gli altri prodotti simili non funzionano secondo me. Poi abbiamo finito due belle bottiglie, una bottiglia di Pignoletto, eccola qua, questa me l'avevano data gratis quando aveva aperto l'Inns ancora quest'estate e l'abbiamo usato per fare gli aperitivi, ottimo. Qua dice che è un vino spumante Brut Camunari, mai sentito. Invece quest'altro è un vino che ci è arrivato perché abbiamo ordinato da Asporto su Just Eat un menù di pesce da un ristorante molto buono che si trova vicino a noi. Un menù di pesce con un primo, un secondo, un contorno, due antipasti più la bottiglia di vino compresa. Questo qui viene da Napoli, è della casa vinicola Balestrieri ed è imbottigliato a Gragnano, Napoli. Era ottimo, ottimo vino bianco un po' frizzante da mangiare con il pesce. Poi ho finito dei prodotti della Oro Choc. Eccoli qua, questi Oro Choc che sono questi tipo biscottini, qua c'è caduto qualcosa, deve essere il profumatore di Lidl, vabbè, questi biscottini Oro Choc che come ha fatto la mia amica Marta, li ha messi nel caffè o nel latte, insomma li fate sciogliere un po' la cioccolata dentro e poi li tirate su col cucchiaino, favolosi, favolosi. E le sottilette, eccole qua, queste nuove, le sottilette scamorza, buonissime, buone, buone, buone. Anche queste molto saporite, molto meglio delle classiche. E la zuppa toscana presa da Inns, queste zuppe prese da Inns sono ottime e buone come quelle che costano tanti soldi al supermercato.
Poi ho finito le fette biscottate, eccole qua, con gocce di cioccolato. Queste non mi sono piaciute perché le ho trovate amare. O erano state cotte troppo, sapevano un po' da bruciato. No, non mi sono piaciute. E quindi questo. Poi questo profumatore qui di Lidl, che ormai ce n'è veramente pochissimo, e è finito praticamente. Ho finito anche... cioè sto per finire anche quello giallo e quello viola, quindi non ve li farò vedere tutti e tre, vi faccio vedere questo che è quello più finito e devo dire che sono ottimi per il prezzo che hanno, fanno veramente tanto tanto profumo e durano all'incirca un mese, quindi veramente segnateveli questi che quando li trovate prendeteli. Poi ho finito l'ammorbidente Dussy, questo qua con la confezione stile Versace, molto fashion, e devo dire che profuma molto molto bene le cose, sono contenta. E poi ho finito questo smacchio tutto, questo è un prodottino che costa veramente poco, e lo trovate in qualsiasi supermercato, costa tipo meno di 2 euro e vi smacchia veramente un sacco di cose, non tutto, però un sacco di cose ve le smacchia, mi ha aiutato tantissimo e quindi sono molto contenta. Poi andiamo a pescare da qua. Questi adesso sono i prodotti di beauty. Ho finito questa crema Eli Saab Girl of Now che avevo trovato sul calendario dell'avvento dello scorso anno di Beauty Star. Una crema corpo che io ho tagliato in due e devo dire che è molto profumata, idrata bene, carina, però non comprerei mai una full size. E poi ho finito il deodorante al maracuja, eccolo qua, di Balea. Questo mi è piaciuto un sacco, profumazione buonissima, non mi faceva puzzare, quindi potrei anche ricomprarlo, anche se mi piace cambiare, quindi non penso comprerò lo stesso tipo di deodorante. Poi Arcala Bio struccante bifasico, questo mi è piaciuto parecchio, è un buono struccante, solo che forse è un pochino troppo unto, quindi magari non lo so se lo comprerò, potrei comprarlo, ma non è tra i miei preferiti. Ho finito il sapone Botanica puro organ, senza slesse, senza parabeni, senza coloranti e senza siliconi, eccolo qua. Questo qua si trova da MD ed è molto molto buono, è già la seconda volta che lo compro. Poi ho finito uno shampoo dei 5 che avevo comprato di Biopoint, questo è limited edition shampoo ricostruzione con cheratina, proteine del grano e ceramidi, molto molto valido, a me sta piacendo tanto per fortuna, e ne ho presi 5, adesso sto finendo anche il secondo e devo dire che mi trovo molto molto bene, sono proprio contenta. Poi ho finito questa maschera Free Myself con propoli e miele nutriente. Carina, però potevano metterci un po' più di prodotto. Allora, alcune maschere sono troppo imbevute che vi cola tutto il prodotto, altre maschere poco imbevute non riescono a fare una via di mezzo. Carina, però non la ricomprerò. Poi ho finito questo sapone mani e viso Avenil, mi sono trovata benissimo e sul viso non era per niente aggressivo e poi lavava bene le mani, quindi segnatevelo, si trova a EO, che non so se c'è dappertutto ma non credo proprio, e se no e mi spero. Ho finito anche questo, cos'è, uno shampoo, un balsamo, sto qua, un balsamo Fiber Therapy con cheratina che ricostruisce i legami tra le fibre capillari e i capelli e protegge il capello lungo, per capelli trattati da piastra, styling e colorazione. Ecco, no, sinceramente, allora lavava bene, per carità, cioè, sono stata contenta, non mi piace come stanno qua dietro sti capelli, e comunque devo andare dal parrucchiere tra 2 giorni. Vabbè, comunque, no, lavava bene, quello sì, però non ho visto nessuna riparazione, non ho visto nessun effetto benefico nei miei capelli, quindi per lavare ci sta, proprio altre robe no. Poi shampoo riparatore, ho finito anche questo, riparazione intensa, resistenza e brillantezza. Brillantezza sì, perché comunque mi faceva un bel effetto sul capello, ma riparazione no. Cioè, sti shampoo qua che dicono riparazione, a livello di riparazione non fanno quasi niente, fanno appena appena un po'. D'altronde sono shampoo da supermercato, quindi voglio dire, non dovete aspettarvi tanto. Anche questo qua, il 3 minute miracle di Miracle, non ha proprio niente, cioè i capelli li lava bene perché li fa belli morbidi, quindi io non critico come vengono lavati i capelli, perché comunque mi sono trovata bene, ma non c'è l'effetto che dicono di riparazione, l'effetto di riparazione non c'è, e quindi
buono sì per lavare i capelli, ma è inutile che scrivano riparazione, scrivi capelli brillanti e morbidi, è morta lì. Poi ho finito il My Way di Armani, giusto? My Way di Giorgio Armani. Questo profumo è stato un amore e odio. Io l'ho comprato perché avevo sentito il tester e mi era piaciuta la profumazione, però poi a lungo andare mi ha stufato perché è veramente troppo troppo dolce e io questa troppa dolcezza non l'avevo sentita nel tester, non mi era sembrato poi così dolce. Invece c'è proprio una nausea, no. È stato un po' un amore odio appunto, cioè dopo un po' mi ha subito stufato, mentre ho finito il Pure Musk di Narciso Rodriguez, questo qua piccolino, questo mi è piaciuto da matti e io ho avuto anche il profumo quello grande e di Narciso, quella proprio la full size avevo, solo che ho notato purtroppo che la full size, non lo so perché, non mi durava il profumo. Questo qua invece ho preso questo piccolo e vedo che il profumo mi durava, eppure la stessa profumazione, quindi questo era più persistente, quello grande invece no, non capisco perché, è stranissima questa cosa, quindi con quello piccolo bene, con quello grande insomma. Poi ho finito la crema Revitalizing Supreme di Estée Lauder, questa mini taglia, io adoro le cose di Estée Lauder, mi fanno una pelle bellissima, solo che uso soltanto le mini size o se mi regalano qualche omaggio, perché a prezzo pieno costano veramente troppo. E ultime cose, ho voluto eliminare due palette, praticamente sono quasi finite, due mini palette, allora questa, praticamente questa, ok, è come usare lo stesso colore perché non si vede nessuna differenza tra un colore e l'altro, si vede una leggera differenza tra questo più scuro e questo più chiaro, ma veramente è come usare gli stessi colori, cioè... È veramente una palette molto scadente, infatti di Essence io non sto più comprando niente, magari sto comprando i pennelli di Essence, quello sì, però di ste robe qua proprio per me lasciamo perdere, quindi l'ho finita, voi mi vedete sempre con sti marroni, con sti borgogna, perché non vedevo l'ora di finire sta palette, però insomma l'ho consumata parecchio, ma adesso basta l'accestino ed è la Good Vibes di Essence. Poi ho finito quasi tutta questa di Kiko, anche questa carina, sì, però scriveva un po' a macchie, non lo so perché, cioè quando mettevo l'ombretto su alcuni punti della pelle mi veniva più chiaro e su altri punti della pelle più scuro, non capisco il perché di questa cosa sinceramente, e ho provato a mettere anche un primer, di solito non lo metto il primer per pigrizia, però ho provato a mettere anche un primer, quel primer un pochino meglio, ma non mi piaceva questa disomogeneità si è perso un po' di polvere, non mi piaceva che il fatto che non fosse omogeneo, quindi lasciamo perdere. E poi ho finito questa maschera viso della Elan, questo qui è un omaggio che ripropongono ogni tot nelle riviste ed è una maschera gommage delicata con polvere di riso, aloe vera, succo, malva e tamarindo, olio e burro di oliva. La profumazione non è il massimo, però devo dire che tutto sommato idrata bene la pelle e mi piace il risultato che ha una volta fatta, quindi non è niente di che, ma se la ripropongono come omaggio in qualche rivista io puntualmente la ricompro perché non è male, per 2 euro vi vengono 5 applicazioni e quindi insomma ci sta. Bene ragazze, questo è tutto, io vi saluto, vi mando un bacione, ci vediamo alla prossima.